Ma perché adesso non si fa più attenzione a queste cose della storia locale, ai personaggi locali, e tutto quanto vorrei per il Louvre. Quindi si sono dimenticati che ha detto proprio adesso che il Museo Reale è una casa di famiglia, quindi è una casa con tutti i beni di tenere questa famiglia, e non è né il palazzo principesco, né questo, è una casa di famiglia con del mobilio splendido, come il mobilio non quello sontuoso che troviamo a Palazzo Reale, eccetera, solo che adesso nessuno ci vuole fare più casa e poi insomma, siamo quasi a microplastica. E comunque c'era questo conservatore del museo, Manfredi Fasulo, che metteva in croce la gente, era avere i ritratti dei personaggi, si dedicava ai personaggi di Mete, di Piano, di Sorrento, di Sant'Agnelli, aveva fatto la galleria degli uomini giusti, quello pure era andato a trovare, e con quello hanno buttato per aria tutti i documenti che lui raccoglieva. Trovavo un centinaio di quadri che risultavano dagli atti, e questo però non era manco registrato. Allora ho messo in croce proprio il direttore, anzi l'ho quasi minacciato. Buon anno, ormai non ci sto più. E se detto quando venite, ci sarà questo mese di chiusura che si deve fare a gennaio, non mi preoccupate, saremo chiusi pure 2 mesi o 3 mesi, ma io devo trovare tutto il materiale che non c'è. Uno dei guardiani del museo, ce lo so, vi siete fissati che ci saranno solo cornici là sopra, cornici, cornici, non cornici. Quando abbiamo aperto questa stanzetta, con un tetto spiovente e dalla quale scendeva l'acqua, è uscito il ben di Dio. Ma anche qua di terrore qualcuno l'abbiamo già restaurato. Tira qua, tira là, eccetera. A un certo punto io vedo questa faccia e vedo trattato di posta l'astrolabio, eccetera, eccetera, di lui. Vabbè. E però poi la storia, poi l'altra cosa me l'hanno confermato, perché cercando nelle carte, queste famose carte di cui parlavo a Biagio Pasta, ho trovato una lettera del museo che ringraziava la signora Adele Scarpati, figlia di Ambrogio, Ambrogio era uno dei figli di Ferdinando, che aveva donato questo quadro, eccetera, ma se l'aveva donato la Adele, è perché questo conservatore del museo, Manfredi Fasulo, sia gloria, salutamus, ma lui veramente le mette in croce le persone per riuscire a mettere tutti, troviamo centinaia di cartelline in cui ci sta pure solo il nome scritto perché non è riuscito a trovare nulla. Poi arrivano l'iconoclasta e hanno buttato tutto per aria. Vabbè.